Ah, people of YouTube, benvenuti in questo primo episodio di SpongeBob Battle for Bikini Bottom Raid Rated. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Ho deciso di fare questo gioco rispetto a quelli vecchi e ho detto: ok, questa è la versione migliorata, è la versione nuova di un gioco vecchio. Facciamo questa. Battaglia per Bikini Bottom. Non conosco la storia come per molti altri giochi appunto di SpongeBob, ma sono curioso di vedere com'è stato fatto. Visuale intelligente, che cacchio vuol dire? Nuova partita. Che bello, l'animazione è la stessa del cartone. Però i modelli chiaramente sono 3D. Un'oasi sottomarina solitamente pacifica. Oggi diventerà come mai così scuro adesso? In cui il nostro piccolo amico giallo. Cioè, scusami, prima era illuminatissimo, adesso è tutto buio. Oggi è il grande giorno, sì! Sono riuscito ad escogitare un piano geniale per rubare finalmente la ricetta del Krabby Patty! Ovvero? E se questo comporterà la distruzione di Bikini Bottom, beh, pazienza! E perché sì tanto, voglio dire? Con il mio nuovissimo duplicato Tron 3000 clonerò un esercito di robot pronto a seminare caos e distruzione a mio piacimento! Ok. Ricontrolliamo la lista un'ultima volta. Allora, al numero 1, Plankton è un genio? Risposta sì, ok, ho controllato tutto. Attivazione! Però la leva di non obbedire è giù. L'ho intravisto prima, che c'è scritto Don't Obey. Fermi tutti, voglio scattare una foto ricordo. Sì, come no. Ehi, ehi là! Cosa state facendo? Oh, Karen, no, tirala no, su! No! Aspettate, fermi! Sono il vostro padrone! Vi ho creato! No! No! Il mio servizio buono! Ma scusami, dire a Karen di tirare sulla leva? Troppo tardi, vero? Ma credo che sia notte a questo punto, no? Con cavalli e robot. Già, anche se io continuo a confondere i robot con i cavalli. Ma va a cagare. Fantastico giocare con dei veri robot, Pat. Certo. Il mio lo chiamerei Robo Junior, o Zorlon, o forse Frank. Sì, questi robot finti sono troppo noiosi. Il modello 3D di Patrick è stranissimo. Se mettessimo i robot qui dentro? Oh, sei forse uscito di guscio. Questa è una conchiglia speciale. È la mia conchiglia magica dei desideri. Ma come? Wow, fantastico, Patrick. Per cui ora infiliamo i robot giocattolo qui dentro. Ok. Poi dobbiamo dire la formula magica e scuotere la conchiglia per bene. Ok. Poi andiamo a dormire e domattina avremo dei veri robot con cui giocare. Però, Patrick, non avremmo dovuto dire la formula magica prima. L'hai già detta? Detta! Quindi, ok, sarebbe la formula magica. Prima era alla Kazama, alla Balo, Wisni, Dinky, Tana, Fushman, Gridelin, von Wiener, Schnauzer. Ma la scordavo sempre! Sicuro che funzionerà? Certo! L'altra settimana avevo soltanto una grossa briciola di biscotto. Morivo di fame, quindi l'ho messa nella conchiglia dei desideri. Poi ho detto la formula magica, ho scosso la conchiglia e il mattino dopo avevo tante briciole di biscotti. Allora, Patrick, dichiaro con certezza che domani sarà il giorno migliore di sempre. Certo. Notte, SpongeBob. Notte, Patrick. Ok, era effettivamente notte prima. Giochiamo con i robot, giochiamo con i robot, giochiamo con i robot, giochiamo con i robot. Wow! Oh, Gary, sei stato tu? Vabbè, dai. Non so se è diverso dagli altri giochi, sì, è diviso a livelli o no. Ci siamo cacciati in un bel pasticcio. Dovrò imparare molte cose se voglio riportare tutto com'era prima. Ovvero? Mao. Magnifica idea! I cartelli mi daranno dei preziosi suggerimenti. Ma come si leggono i cartelli? Colpendoli. Ah, ok. Basta premere questo tasto per leggere i cartelli. Non sapevano che tasto era o l'hanno fatto apposta?
Mao. Se voglio parlarti di nuovo, devo avvicinarmi a te e premere questo tasto. Ora certo. È meglio che vada, Gary. Temo che sarà una giornata molto lunga. E io vorrei sapere se il gioco lo dovrò dividere io o si divide già da solo, sostanzialmente. Esplora la cucina, esplora la camera da letto, esplora la soffitta. Esplora il ripostiglio. Dunque, ciao Gary. Mao. Fidati di me, Gary. Mi ricordo, devo premere questo tasto per leggere i cartelli. Grazie. Allora, i comandi invertiti però. Non so se sia meglio o peggio in questo momento, però vabbè, per il momento provo ad abituarmi. Ultime notizie! Gli abitanti di Bikini Bottom sono stati investiti da una mareggiata. Ormai la frittata è fatta. Le autorità non hanno ancora scoperto il responsabile di queste minacce meccaniche, ma garantiscono che il colpevole è in guai molto molto seri. Allora, provo già a indovinare la cosa. Loro diranno che è colpa loro, dicendo che hanno fatto la formula magica, nessuno gli crederà, poi qualcuno inizierà a sospettare e poi si scoprirà che è stato Plankton. E per molto seri intendo dire così seri che bisognerà ridefinire il concetto di serietà. Ma no. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa tragedia, che saranno senz'altro tragici. Eh beh sì. Allora, mi scoccia un po' che i discorsi vanno avanti da soli, senza che sostanzialmente il testo prosegua. Però Bikini Bottom stinks. Allora, con quadrato attacchiamo, con triangolo facciamo l'attacco in alto. R1 niente, R2 vediamo tutte le cose. Ok, iniziamo a esplorare tutta quanta la casina. Questi sono oggetti scintillanti. Gli oggetti scintillanti sono molto preziosi e possono essere scambiati per aiutare SpongeBob durante la sua avventura. Sono le monete. SpongeBob dovrà raccogliere molti oggetti scintillanti per compiere la sua missione e sconfiggere i robot. Ci sono oggetti scintillanti di 5 colori diversi: rosso, giallo, verde, blu e viola. Quelli rossi sono i più comuni, perciò meno preziosi di tutti. Quelli viola sono i più rari, quindi ok, sono anche più preziosi. Di solito oggetti scintillanti più preziosi sono i più difficili da trovare, oppure più nascosti in posti pericolosi. D'accordo, quindi mi stai dicendo, esatto, che le monete più preziose sono in punti più difficili da trovare. Nulla che già non succeda in mille altri giochi, immagino. Ecco qua, grazie. Io intanto provo a interagire con tutto. Strano ma vero. Però la grafica mi piace, onesto. Il biglietto di Mr. Crab! E anche il suo stesso odore. Ma perché ti annusi le scritte di Mr. Krabs? SpongeBob, in quanto membro fedele della ciurma del Krusty Krab, sei stato promosso a capo raccoglitore di oggetti scintillanti. Perché? Wow, una promozione! Hai capito bene, una promozione. Le tue nuove mansioni prevedono di raccogliere tutti gli oggetti scintillanti lasciati dai robot e portarli al sottoscritto. Quindi smetti mani in giro e datti da fare. Mani. Oh Gesù, va bene. Allora, io intanto non sono sicuro che in casa, forse uno, forse due, troveremo i suddetti oggetti scintillanti. Aspetta. I suddetti scintillanti viola. In ogni caso, SpongeBob può controllare i suoi progressi con R2. Il numero in alto a destra mostra quanti oggetti scintillanti possiede. Il numero in alto al centro indica le spatole d'oro trovate. Il numero in basso indica i calzini smarriti di Patrick. Infine il numero in alto a sinistra indica quante paia di mutanti indossa SpongeBob. Perché sennò si caca addosso. Aspetta. Ah no, pensavo che ci fosse un R1 invece ancora il cartello. Ok, la mappa già ci fa vedere quante aree del gioco ci sono. Cerchiamo di non spoilerarci nulla. E possiamo salvare, perfetto. Ci sono anche salvataggi automatici, perfetto. Hai uno spuntino. Ma non c'è tempo! Lo so, SpongeBob. Allora, 50 e 10. Iniziamo da questa, allora. Forse un saltino sul mio vecchio letto. Vabbè, dai. Sbrilluccicoso. Ma me ne ricordo quell'episodio... Però non mi ricordo la storia. Me lo ricordo di averlo visto che capelli da Elvis e SpongeBob. Ecco qua. Oh. Ok. Se faccio il triangolo però non mi posso muovere. Però ti dirò che nonostante abbia qualcosa di strano il gioco, però è fatto veramente bene. Vediamo. SpongeBob saltare premendo X per il mio enter, SpongeBob in aria per... Grazie. E arrivare ancora più in alto, ma ricordo che SpongeBob può farlo solo una volta per salto.
Si chiama doppio salto gioco, una cosa che credo esista da almeno 20-30 anni di giochi. Questo è un paio di mutande. Oh, ho sbagliato. Ma, ah, mi hanno tolto mi una vita per... una spugna grazie. Nuova. Mi hanno tolto una vita per usarla. Da quando SpongeBob ha una foto di Sandy in camera da letto? SpongeBob, che mi racconti? Dunque, vediamo qua. Premi quadrato per usare le bollicine rotanti di SpongeBob. SpongeBob può usare le bollicine rotanti per spaccare i tiki e premi pulsanti sulle pareti, anche per distruggere gran parte dei robot. Può utilizzare le bollicine rotanti in aria e colpire gli oggetti che si trovano più in alto. Ecco qua. Però prima... ah, ok, non mi fanno del danno. Ho visto, esatto, qualcosa da quella parte. Perfetto, grazie gioco. Sì, grazie. Tanto alla fine tutti la casa dei vecchi fumetti. La casa di SpongeBob non è niente di più che una zona tutorial. Tra l'altro, SpongeBob può fare un attacco che fa anche Sora, ovvero l'avvitata in salto. Avvita e salta per fare un attacco mentre stai già roteando. Vediamo. Premi cerchio, rimbalzo ball. A rimbalzo ball può utilizzare i tiki e robot che si trovano sotto SpongeBob, ma anche per premere i pulsanti a terra. Può usare il rimbalzo a terra solo quando è in aria. Grazie. Ok, è sostanzialmente la culata. Sta musica è molto, molto Gardaland, eh. Ecco qua. What up? Ah, ok, non fa aria di impatto. Devi proprio colpirlo se vuoi. No, devo mettere i comandi invertiti però io. Oh, in realtà mi trovo già meglio. Fammi indovinare, premi triangolo per distruggere queste robe. Oh, wow. Che sorpresa, chi l'avrebbe mai detto? Ma, la palla. Perché la palla, scusami? Ah, aspetta. Oh, SpongeBob. Calmo. Ecco qua, grazie. Perfetto. Vieni qui. Ah, cavolo. L'ho visto per un attimo, però subito avevo capito che avrei dovuto premerlo. Vieni qua. Quanto ci fai che ce n'è uno viola? Ah, c'è un calzino. No, è a tempo. Ma come a tempo? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, cavolo, non sapevo dove muovermi, aspetta, aspetta, ci arrivo. Calzino. Un altro tesoro per Patrick. C'è qualcosa di qua? C'è qualcos'altro da prendere? Non mi sembra. Vabbè. Anche questo è stato un tesoro da prendere. C'è qualcos'altro per caso? Controlliamo, ma credo di no. Perfetto, possiamo andare. Alla prossima stanza, quella da 50 cose scintillanti. Ta-dan! Grazie. Trofeo ottenuto, tempo di tutorial. Vediamo cosa c'è scritto. La spatola d'oro serve per sbloccare nuove zone di Bikini Bottom. Dovrà ottenere molte spatole d'oro per scoprire dove vengono i robot distrutti e distruttori e sventare la minaccia. Gary, io esco. Tu tieni d'occhio la casa. Fidati di me. Anche a te. D'accordo, SpongeBob. È l'ora di uscire.